Buongiorno a tutte e a tutti. Questo è un tutorial che vi proverà a spiegare come fare delle videoconferenze in audio-video tramite Skype. La prima cosa che vi dovete premunire è di avere la linea ADSL in casa, un portatile che può essere un Mac, un PC, può avere installato sopra Linux, quello che volete. E eventualmente un secondo schermo, ma questo è un'opzione facoltativa in quanto la dimostrazione che faremo ora la facciamo con uno schermo singolo. La prima cosa che dovete fare è scaricarvi Skype. Se voi scrivete su Google Skype Download Free, il primo risultato che trovate è questo link che, se cliccato, vi porta su una pagina web in cui potete scaricare Skype per il sistema operativo che voi avete. Adesso non staremo a fare tutta la procedura di scaricamento e di registrazione su Skype, in quanto questo mi immagino che non presenti problemi. Durante la fase di registrazione vi sarà chiesto di decidere un vostro nickname, che di solito è il nome e cognome, e la posta elettronica di riferimento e una password. Quando avete completato l'operazione, lancerete Skype dal menu Start. Voi troverete, dopo che l'avete installato, l'icona di Skype che potrete lanciare. Una volta che avrete lanciato Skype, in alto a sinistra troverete il pulsante riunione. Se voi fate clic su questo pulsante, vi portate in una schermata in cui state per avviare la chiamata per la riunione, ovvero la videoconferenza che voi utilizzerete per fare la vostra lezione. Facendo clic sul pulsante chiamata, avvia chiamata, vi ritroverete nella situazione in cui potrete iniziare a fare le prime configurazioni, oppure avviare immediatamente la videoconferenza. Se volete disattivare la telecamera, ad esempio, potreste farlo qua in basso da questo pulsante, che disattiva il video, e quindi gli studenti vedranno solamente l'icona del vostro profilo, se l'avrete messa, o semplicemente delle lettere iniziali del vostro nickname. Se volete, potete anche inibire il microfono, e questa è un'opzione che potreste consigliare agli studenti di fare, per evitare di intasare la banda utilizzando il microfono. Ma è chiaro che per l'ottimale interazione con gli studenti conviene almeno l'opzione microfono averla attiva per parlare, cioè noi bisogna averla attiva per parlare con loro, e anche loro dovranno averla per poter fare delle domande, mentre invece potrebbero disattivare la funzione video nel caso che il numero degli studenti sia eccessivo. Diciamo che dopo una decina di studenti la banda potrebbe iniziare a avere difficoltà, e quindi forse è consigliabile che loro disattivino la propria immagine video. E quindi voi vedrete solamente le iniziali del loro nickname o la loro immagine del profilo, e loro potranno parlare, intervenire facendo delle domande. Il numero massimo di studenti che può, ovvero di utenti che può ospitare la chiamata, è 50. Allora, una volta che si è deciso come configurare la propria immagine e il proprio video, si può passare a condividere il link con gli studenti, il link per collegarsi a questa riunione. E questo lo si può fare qua a sinistra, da questo pulsante Condividi collegamento alla chiamata. Condividi collegamento alla chiamata crea
una copia del link che gli studenti dovranno utilizzare, che se la selezionate voi poi dopo potete scriverla agli studenti. Quindi gli studenti, una volta che gliel'avrete inviato, questa mail, potranno utilizzarlo per collegarsi, facendo clic su questo link, per collegarsi alla vostra videoconferenza. In alternativa, però, voi potreste anche decidere di non spedirgli un link, ma se voi avete i loro contatti, potreste aggiungere alla chiamata gli studenti uno per uno, selezionando il contatto che voi trovate, ve lo faccio rivedere, in alto a destra, facendo clic su questo pulsante aggiungi a chiamata dei contatti, voi trovate tutta la lista dei vostri contatti e quindi potete selezionarne uno e poi aggiungerlo uno per uno per volta. A questo punto la persona viene chiamata e, aspettate un attimo, la persona può rispondere alla chiamata. Eccoci qua. Abbiamo il nostro primo utente che si è collegato, lo vedete a tutto schermo in questo momento, ma via via gli utenti mostreranno la propria finestrella in un riquadro man mano che si aggiungono, e per cui voi vedrete tante finestrelle, tanti quanti sono gli studenti. Allora, abbiamo già visto questi controlli. Questi controlli, se voi state con il cursore fermo per un po', dopo un po' spariscono e li potete far riapparire riandando col cursore nella parte bassa. Oltre a questi controlli che abbiamo appena visto, ce ne sono diversi altri, tra cui per esempio in basso a destra poteste fare le impostazioni del vostro audio e del video prima di far partire la chiamata, decidendo di regolare ad esempio manualmente l'impostazione del vostro microfono oppure lasciarlo come è di default in automatico la regolazione del microfono, così come degli altoparlanti. E questa è un'impostazione. Un'altra cosa molto interessante che c'è ai fini della lezione è quella di condividere lo schermo. Voi avete la possibilità qua in basso a destra di fare clic su condividi schermo e si può anche condividere anche l'audio del computer, e quindi se mostrerete un video verrà visto il video, l'immagine del video, così come anche il suo audio. Facendo condividi schermo, quello che succede è che l'utente inizia a vedere non più la vostra immagine, ma quello che vede, che visualizza, è quello che voi avete sullo schermo in quel momento. Per cui voi potreste mostrare un video con ad esempio il testo delle slide che voi usate via via per
spiegare quello che state dicendo a voce, oppure potreste mostrare delle immagini, o ancora potreste far partire dei video. E quindi questi video che voi fate partire o immagini che fate vedere, o anche pagine web se volete, che voi mostrerete parlando e commenterete, gli studenti le vedranno in diretta mentre voi e sentiranno la vostra voce. Per tornare su Skype basterà che facciate clic sull'iconcina di Skype che avrete attiva in basso al vostro computer e quindi lì continuerete a vedere le immagini degli studenti se ci sono, insomma rivedrete l'immagine della vostra videoconferenza anziché quella dello schermo del vostro computer. Quando volete, voi potete terminare la condivisione sempre dal solito pulsante, rifacendoci clic. Questa volta la condivisione dello schermo viene terminata e quindi gli studenti tornano a vedere anche loro la vostra immagine anziché lo schermo del vostro computer. Un'altra opzione molto interessante è questa del chat, perché vi permette di avere un'interazione, ad esempio mentre scorre un video, tramite testo, per cui voi potete scrivere una frase agli studenti, o se volete potete anche aggiungere un'immagine, per cui potete usare l'opzione Aggiungi file, per selezionare un file dal vostro computer che verrà mostrato insieme a quello che voi scriverete nel chat, oppure potrete anche spedirlo senza scriverci niente. E questa era l'opzione del chat. Potete anche fare la registrazione della vostra videoconferenza. Con questo pulsante Avvia registrazione si avvia una registrazione di quello che voi state facendo. Naturalmente chiedete prima il consenso agli studenti. Sempre facendo clic sul solito pulsante si arresta la registrazione. E poi dopo potete rivedere tutto in raccolta. E quindi qua apparirà un video dopo un po'. Eccolo. Che voi potrete rivedere qui oppure salvare, quello che vi consiglio, direttamente sul vostro computer. Una volta che avete fatto questo, potete terminare la vostra chiamata e prepararvi per la prossima lezione. Grazie a tutti, ciao!